Alle pendici orientali della Maiella, il borgo di Guardia Grele si stende sul dorso di un lungo promontorio delimitato su tre lati da ripidi crinali. Guardia Grele è uno dei borghi più belli d'Italia ed è posizionato geograficamente al centro-nord della provincia di Chieti, alle falde della Maiella, e ne è parte integrante nel Parco Nazionale della Maiella e ne è anche sede legale. Nella sua posizione è invidiabile, secondo me, perché è a pochi minuti dalla montagna per chi ama sciare e a pochi minuti dal mare per chi vuole vivere giornate all'aria aperta estiva. Le prime attestazioni della presenza umana in questa zona risalgono al Paleolitico e il locale museo archeologico Filippo Ferrari accoglie molti reperti frutto delle campagne di scavo che si sono susseguite nella necropoli di Comino. Armi, ceramiche, ornamenti di bronzo, ferro e pasta vitrea, appartenenti a 77 corredi funerari, consentono di ricostruire il periodo compreso tra il IX e il III secolo a.C. La storia vera e propria di Guardia Grele comincia però durante il Medioevo, con la fondazione dei due villaggi fortificati di Guardia e Greli. Noi ci chiamiamo Guardia Grele perché Grelis è località agricola e Guardia è un toponimo longobardo, a Guardia di Grele significa. Tra le attestazioni architettoniche più antiche spicca il Torrione Orsini, noto seppur impropriamente come Torre Longobarda. Si tratta di una delle ultime sopravvivenze della perduta città turrita. Noi avevamo addirittura 34 torri. Ce ne sono rimasti solamente due. Con un assetto urbanistico, soprattutto nel 1700, sono state demolite e incorporate da abitazioni. Il centro storico, ben conservato, si snoda all'interno della cinta muraria e accoglie nobili palazzi e plessi sacri di pregio. La cattedrale di Santa Maria Maggiore o Collegiata presenta una struttura complessa, frutto del susseguirsi delle fasi costruttive attraverso i secoli. L'elegante facciata, degno esempio di gotico abruzzese, è in pietra bianca della Maiella e incorpora una possente torre campanaria. Santa Maria Maggiore è il cuore pulsante della cittadina, lo è stato sempre. Ha sviluppato molta sacralità e nello stesso tempo ha avuto un'importanza civica. Per quale motivo? Se voi vedete nella facciata c'è lo stemma del comune. Questo significa che ha avuto anche una funzione sociale. Significa che qui sono state fatte le adunanze più importanti nei secoli. L'interno, a unica navata, accoglie ricche decorazioni e opere di pregio. Al di sotto del piano di calpestio, inoltre, si aprono le sale del bel museo dedicato a Don Domenico Grossi, che conserva paramenti sacri e oggetti liturgici. Degna di nota la bella croce astile del 1431, opera dello scultore orafo Nicola Gallucci. La chiesa di San Nicola di Bari probabilmente è la più antica della città. Una pittoresca tradizione vuole che sia stata costruita sui resti di un tempio pagano dedicato a Giove. La chiesa di San Francesco, affacciata sull'omonima piazza, nacque come chiesa di San Siro e fu concessa nel 1279 ai francescani. All'interno sono conservate le spoglie di San Nicola Greco. È una chiesa molto importante perché fa parte di un complesso conventuale che addirittura era il terzo in Abruzzo. Gli antichi conventi oggi sono divenuti importanti incubatori culturali. Se il convento annesso alla chiesa di San Francesco ospita la sede municipale, l'ex convento di San Giuseppe, lungo via Roma, è la sede dell'ente Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese. Questo ente nasce nel 1970 grazie all'iniziativa di persone guardiesi che credono nella nostra città, nel nostro borgo. È una mostra che oggi è riconosciuta
a livello nazionale, ma abbiamo i requisiti anche per far diventare la mostra momento di integrazione a livello internazionale, perché spesso ospitiamo artigiani, artisti che vengono da tante nazioni europee e ospitiamo, abbiamo visitatori che arrivano da ogni dove, da tutto il mondo. Il museo permanente espone le eccellenze della tradizione locale che ogni anno nel mese di agosto anima le vie della città con performance e produzioni dal vivo. Qui abbiamo tante tipologie di artigianato, dall'oreficeria alla ceramica, alla pietra della maiella, al legno, al tombolo, agli strumenti musicali. Bisogna essere anche attenti a quelle che sono le nuove tecnologie per evitare che l'Abruzzo perda questi tesori. Un patrimonio antropologico contemporaneo che va di pari passo con gli oltre 1500 cimeli esposti all'interno delle sale del Museo del Costume, che rappresenta uno spaccato della storia e dell'artigianato locale tra 8 e 900. Appena oltre le porte del centro storico, il superbo scenario del Parco Nazionale della Maiella si spalanca dinanzi ai nostri occhi, ricco di possibilità. Sono tante le mete e le escursioni che, partendo da Guardia Grele, ci conducono alla scoperta di questo vasto territorio. Da noi partono alcuni sentieri escursionistici che vanno fin su in montagna, attraversando sentieri che raggiungono la cascata San Giovanni o anche luoghi per le famiglie come Piana delle Mele con il suo parco avventura o Bocca di Valle, dove c'è il sagrario sepolcro del tenente di vascello Andrea Bafile, riconosciuto a livello nazionale medaglia d'oro al valor militare. Le molte passeggiate e i percorsi di trekking ben segnati si associano alla qualità naturalistica di un comprensorio ad alta vivibilità. Beh, posso essere campanilista di parte, ma posso dire che si vive bene, sia per quanto riguarda la sua posizione, che permette di avere un'aria buona, ma oltre a questo del buon cibo, visto la produzione locale, ma soprattutto la presenza di numerosi ristoranti che cucinano prodotti tipici, invidiabili in tutto il territorio, ma anche fuori Abruzzo. Come da tradizione, la carrellata dei piatti tipici chiude il nostro viaggio. E in questo caso l'esperienza si preannuncia decisamente intensa. La tipicità del nostro territorio innanzitutto è la diversità, nel senso che abbiamo tantissimi piatti guardiesi, perché Guardia Grele ha diverse anime, c'ha un'anima artigiana, c'ha un'anima contadina e c'ha un'anima alto borghese o nobiliare. La degustazione prende avvio da un piatto fortemente identitario, le bracciole di cavallo, declinate anche nell'interessante variante della polpetta. Poi ci sono le pallotte caceo, un piatto, se vogliamo, povero, che però ha in sé l'anima del recupero, cioè si faceva recuperando formaggio vecchio, pane raffermo, e praticamente sono delle polpette semplicissime che si fanno con il formaggio e le uova e il pane. Seguono gli spaghetti alla trappitara, il baccalà, la tradizionale ventricina e un dolce molto particolare. Dulcis in fondo, le sise delle monache. Allora, sulle sise delle monache dei nostri concittadini hanno scritto libri. Tutto sommato è un cibo molto semplice. È un cibo fatto di pan di Spagna e crema pasticcera. È un cibo soprattutto di strada. Tanta gente viene qui, va nelle pasticcerie, che sono due di Guardia Grele che fanno le sise delle monache, vanno qui, si prendono la sisa e se la mangiano. Forse tra tutti i piatti che abbiamo menzionato è il cibo più identitario di Guardia Grele. Non può mancare inoltre un bicchiere di robusto Montepulciano d'Abruzzo, nella sua versione classica o nella versione cerasuolo, molto gradevole in estate se bevuto fresco. Si conclude così la nostra passeggiata enogastronomica, perfetta per premiarsi dopo il ricco tour tra le bellezze culturali, artistiche e artigianali di Guardia Grele. You